Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video nel quale parleremo di un argomento particolarmente interessante per i professionisti. È un argomento un po' interessante per tutti, ma in questo video mi rivolgo in particolar modo ai professionisti perché capita molto spesso di parlare di quanto possa essere effettivamente utile lo stretching. Ci sono tantissime correnti di pensiero a riguardo. Per esempio, puntualmente se si vanno a vedere canali YouTube, bacheche, Instagram, siti internet, quant'altro, altro, capita di vedere qualcuno che dice che lo stretching è inutile perché lo dice la scienza. Qua ho fatto qualche esempio, persone che peraltro producono anche ottimi contenuti. Per esempio ho visto un video di Jeff Cavaliere, che è un youtuber molto famoso. Un nuovo studio dice che il rinforzo è meglio dello stretching. Questo è il mio amico, peraltro ho anche intervistato sul mio canale, quindi insomma Paul Ingram, che fa tantissime revisioni di ricerca, tutto un articolo sul perché lo stretching sia sopravvalutato. Insomma, è un argomento di cui effettivamente si parla molto e si dibatte a colpi di studi scientifici. E vedremo in questo video quanto questa cosa è affidabile, quanto sia giusto utilizzare questa tecnica e che posizione a mio avviso è meglio assumere. Ripeto, questo è un video che può interessare a tutti, ma parlo in particolar modo ai professionisti anche per dar loro una mano ad orientarsi un pochettino in questa confusione, non cadere in facili tranelli. Quindi andiamo a iniziare. Velocemente mi presento: io sono Marcello Chiapponi, sono fisioterapista e trainer da oltre 20 anni. Molti dei miei contenuti, delle mie metodologie sono espresse sotto forma di contenuti, di lezioni online a riguardo del mondo dei professionisti. Ho tutta una serie di contenuti di formazione. Se ti interessa approfondire le mie metodiche, vai a vedere i miei contenuti introduttivi nei link che ci sono nella descrizione del video. Bene, allora vediamo un po' quali sono i motivi per cui questi influencer, queste persone dicono che, o questi esperti dicono che non sia più utile fare stretching perché gli studi dicono che non. Ecco, lo vediamo insieme. Molto spesso è perché qualcosa bisognerà pur pubblicare, no? Ogni tanto. Allora, uno dei motivi, primo motivo, non riduce gli infortuni pre-allenamento. Ora, questo è un punto, a dire la verità, abbastanza interessante e abbastanza facile da misurare, perché, ok, non è difficile pensare, io faccio uno studio, a una serie di persone facciamo fare stretching pre-allenamento, all'altra non le riusciamo a fare, non le facciamo fare e vediamo qual è il grado di infortuni, posto che, va bene, le variabili sono tante. Effettivamente, questo è un punto interessante sul quale c'è anche molta esperienza di tipo aneddotico, cioè esperienza personale, per esempio di chi ci lavora. Per esempio, io ho avuto spesso questa esperienza, sia a livello personale sia con persone che ho seguito. Una bella sessione di stretching, magari piuttosto lunga, prima di un'attività fisica dove ci sono magari degli scatti, qualche cosa potrebbe non essere la migliore delle idee. Perché? Perché fondamentalmente l'attività fisica, lo scatto, lo sport è una questione di schemi motori. Anche io attivo velocemente i miei schemi motori. Se io vado a fare una sessione dove devo attivare rapidamente degli schemi motori, ma ho le tensioni muscolari completamente rilassate, dal cervello potrebbe partire un comando, dai muscoli potrebbe arrivarne un altro, e questo mismatch, questo disaccordo potrebbe effettivamente creare una irritazione, una lesione, un infortunio a livello muscolare. Quindi questo è un buon punto, che lo stretching pre-allenamento non riduca gli infortuni. Ora però parlo di stretching fatto per tempi che possono effettivamente influenzare, non il qualche minuto di stretching prima. Però tutto sommato questo è un motivo un po' banale per abbandonare la tecnica, il fatto che non riduca gli infortuni pre-allenamento. E un altro motivo del no è che non riduce i DOMS, i dolori muscolari a origine ritardata, no? Quando ho fatto palestra per la prima volta, oppure dopo un bel po' di tempo che non lo facevo, i classici dolori muscolari, ho fatto esercizi nuovi, fare stretching non li riduce. E chi se ne frega, volendo, perché sappiamo che praticamente niente riduce questo tipo di dolori. Chi ha un minimo di confidenza con l'attività fisica se ne accorge. Puoi fare quello che vuoi, puoi fare attività aerobica leggera, sulle per lì sembra che sia un pochettino passato, sì, forse proprio appena si è raffreddato ritorna tanto uguale, non c'è fondamentalmente nulla da fare. Ma volendo, chi se ne frega, quello è un qualche cosa che comunque spontaneamente si riduce. Ci metterà 2 o 3 giorni, ci ne metterà, se sei stato un po' imprudente, una settimana, ma anche questo non è decisamente un motivo per abbandonare la tecnica.
Motivo del no, numero 3, non previene gli infortuni. Uno degli studi più famosi che è stato citato, non previene gli infortuni in generale, non dico soltanto il preallenamento, uno degli studi più famosi citati per motivare il fatto che si debba abbandonare lo stretching e quindi per fare questo benedetto video in cui devi dare la notizia clamorosa che la scienza dice che... E sono studi fatti sui soldati, sono stati presi 1000 soldati, a 500 è stato fatto fare un programma di stretching, 500 no, e quelli, i risultati in termini di infortuni erano uguali. Piccolo problema, un soldato normalmente è una persona un pochettino più in forma rispetto alle persone che, per esempio, un fisioterapista, chi fa il tipo di lavoro, cioè la suora Maria, non ha il livello di condizionamento di un soldato, ok? Quindi quello che non funziona per un soldato che è già in forma o per i vigili del fuoco spesso vengono fatti su questa popolazione perché insomma sono facili da prendere, da standardizzare, ma non è un grande risultato ovviamente perché sono persone già in forma che fanno magari quantità di lavoro molto elevate, quindi l'infortunio lo sviluppano lo stesso, lo stretching non gli dà magari quell'aiuto, ma non vuol, cioè in termini di conclusioni pratiche per noi non vuol dire assolutamente niente. Altro motivo: non c'è correlazione tra dolore e rigidità, un punto molto frequente. Dice, guarda che voi dite che il mal di schiena è dovuto spesso, se la persona non si piega, non riesce a toccarsi la punta dei piedi, è perché ha i muscoli posteriori della coscia rigidi e quindi facendo stretching dei muscoli posteriori della coscia andrà meglio perché si piega di più, è più flessibile, ha meno dolore. Ma guardate che la scienza dice che non è così, non c'è nessuna correlazione tra la rigidità dei muscoli posteriori della coscia e il mal di schiena. Ok, perfetto, vero. Questo però non significa che fare allungamento in generale sia completamente inutile. Il fatto che allungare i muscoli posteriori della coscia non faccia passare il mal di schiena a tutti, non sia la chiave di risoluzione del mal di schiena, ma grazie tante, quando è che è stata trovata la chiave di risoluzione del mal di schiena? È una delle componenti, ok? Quindi questo tipo di correlazione che non c'è non è un motivo per dire è una cosa inutile che non andrebbe fatta. Vediamo invece perché può essere utile fare stretching, perché è una tecnica che va mantenuta e che fa parte del bagaglio terapeutico mio e di milioni di altre persone. Perché tutto sommato è lo stesso meccanismo dei mio rilassanti. Io quando prendo il mio, quando si ha dolore acuto, si dà molto spesso il mio rilassante, che okay? Faccio l'iniezione di mio rilassante rilassa i muscoli. Lo stretching nasce, è un esercizio che io faccio per rilassare i muscoli. Questo ha un effetto antidolorifico. Poi non è soltanto quello, è temporaneo, va integrato, tutto quello che vogliamo, ma è abbastanza, è esperienza comune. Attenzione che non tutte le esperienze comuni e che sono sotto gli occhi oggettivamente di tutti riescono a essere dimostrate da degli studi scientifici fatti, ci sono alcune cose che sono semplicemente esperienziali ed è anche lo stesso meccanismo delle manipolazioni. Ora, una manipolazione vertebrale, il classico, no, faccio il crack, non è che agisce perché ha un effetto, diciamo, contro il dolore, non ce l'ha perché ho spostato le vertebre e le ho messe a posto. Io spero che qualcuno, magari qualche paziente pensa questo, spero che nessun professionista lo pensi. Ce l'ho perché il click che si produce all'interno dell'articolazione rilassa i muscoli della zona ed è assolutamente così, perché se così non fosse vuol dire che con una manipolazione posso metterla a posto, ma se non sono più che preciso con la manipolazione lo metto fuori posto, è una cosa che non esiste. Ok, quindi anche le manipolazioni rilassano i muscoli e noi stiamo meglio, molte persone stanno meglio, quantomeno temporaneamente, perché vengono rilassati i muscoli ed è lo stesso effetto che noi abbiamo con lo stretching. Perché sì, numero due, è sempre fattibile da tutti, sia persone che hanno un buon livello di atleticità, sia il nostro caro amico il signore che compare da decenni oramai in tutti gli angoli della rete, ma lo stretching ha un grande vantaggio che fondamentalmente non c'è consumo di energia. Quindi nelle persone che sono non particolarmente incline all'attività fisica, basso livello di energia di loro, uno mi può dire che ma guarda che
L'allenamento per la forza è stato dimostrato che se lo fai a tutto il range di movimento aumenta di più la flessibilità. Quindi non c'è bisogno di fare lo stretching, ma c'è bisogno di fare l'allenamento della forza. Sì, ma l'allenamento della forza è faticoso, non è per tutti, non è per una determinata categoria di persone, o perché non riescono a caricare, o perché non riesce ad insegnarglielo, o perché semplicemente non hanno voglia di farlo, non gli piace di più fare queste cose. Quindi, essendo una cosa facilmente fattibile da tutti, è una delle armi principali, una delle prime cose, addirittura persone che hanno dolore intenso, è l'unica cosa che si riesce a fare, quindi è dolce, è fattibile e lo facciamo. E poi c'è un discorso di buon senso e storia. Ora, il fatto che gli allungamenti, lo stretching si fanno da in tantissime discipline da sempre. Fondamentalmente, no? Anche le discipline più antiche sono discipline dove ci sono allungamenti e quant'altro. Ora, io sono d'accordo, cioè il fatto che una cosa si faccia da millenni non significa che sia necessariamente giusta, ok? Cioè, se a un certo punto può saltare fuori che è una cosa che non è particolarmente utile, però, se parliamo di tecniche come lo stretching, tecniche di allungamento, ci vuole anche un attimino di buon senso. Chi ha minimamente provato su di sé, chi ha un pochettino di esperienza con un po' di pazienti, con un po' di clienti e così, lo vede che fare allungamento è un qualche cosa che ti fa comunque stare meglio. Poi possiamo discutere che una sola sessione, due sessioni non bastino, tutto quello che vogliamo, ma di una sola sessione non basta, e un solo esercizio non basta mai per nessun tipo di tecnica. Quindi ad un certo punto gli studi sì, vanno visti, vanno letti, ma agire contrariamente al buon senso è una stupidaggine, ok? E io posso portare tranquillamente anche qualche risultato di mio che analizzo con i miei programmi online migliaia di dati. Questi qui sono i dati su un programma, sul mio programma per lo PSOAS, che diciamo fondamentalmente è basato, posso dire totalmente, sull'allungamento. Questo è un sondaggio che facciamo a un mese. A un mese cosa ci dicono le persone? Meglio, come va? Meglio in modo percepibile, 37%, 25% non ha fatto abbastanza per dare un giudizio, 23% decisamente meglio, 13% stazionario, meno dell'1% mi sembra di avvertire un aumento dei sintomi, okay? Che è quello che si riscontra. Fai fare l'allungamento dolce ad una persona e la maggior parte sta un po' meglio, molti stanno parecchio meglio, qualcuno non gli dice molto, una piccola percentuale magari conosce un aumento dei sintomi. Benissimo, questa non è una tecnica che fa per lei, ok? Quindi, in conclusione, ogni volta che c'è un sempre sì, sempre no, e lo dico come scuola guida, cioè questo si sa fin dalla scuola guida, non ha mai senso dire che va abbandonato questo tipo di cosa, soprattutto quando si parla di cose che in realtà vengono fatte da centinaia di anni in centinaia di forme diverse. Quindi, lo stretching è utile per quasi tutti, al limite neutro, al limite neutro. Rarissimamente è temporaneamente negativo. Benissimo, quando io vedo che fare questa sessione di stretching, caspita, mi aumenta i miei sintomi, non sarebbe stupido continuare, ma non è un qualcosa che può in qualche modo generare un danno permanente. Smetto. Non esiste una modalità migliore o preferenziale, questo possiamo tranquillamente togliercelo dalla testa, che esistano versioni più aggiornate, più moderne, più efficace, statico, più dinamico, con sovraccarico. Per carità, agiscono su meccanismi diversi, non è esattamente la stessa cosa, ma non ce n'è una migliore. Qual è la cosa migliore da fare? Statico, dinamico, 30 secondi, 60, 45, alterno. Li faccio tutti, semplicemente. La vita è lunga, noi dobbiamo fare attività per tutta la nostra vita, ok? Che cosa mi impedisce di fare in una sessione dello stretching statico, in una sessione dello stretching un po' più dinamico, alcune volte poi passo ad un qualcosa con un po' più di carico e così via. E in realtà la cosa migliore è abituare i muscoli a stimoli diversi. E ovviamente non è l'unica cosa da fare perché la rigidità non è l'unica componente. La rigidità dei muscoli non è l'unica cosa che causa dolore. Ad esempio, nelle persone molto lasse, lo stretching è inutile
Sì, possiamo dire che per una persona che ha già un forte lassità e che non ha ovviamente buona tenuta delle articolazioni, non gli serva molto fare stretching, anche se lo fanno volentieri perché in realtà gli viene bene. In una persona molto debole, completamente priva di muscolatura, magari fare stretching e allungamento non gli dà tanto, ma molto spesso in realtà l'abbiamo visto prima, una persona abbastanza debole, non riesci a caricarla molto. Quindi possiamo discutere sul fatto che alcune volte non sia particolarmente utile, ma possiamo mettere in dubbio che le tecniche di stretching in generale possano dare una mano e a volte una estrema mano alle problematiche muscoloscheletriche. Quindi il fatto di dire che vanno abbandonate perché ci sono degli studi che dicono che è una cosa che lascia decisamente il tempo che trova. Molto spesso, quando andate a vedere delle cose di questo genere, dove c'è sempre mai, ma gli studi dicono che o sono persone che non hanno mai visto la realtà, okay? Quindi non hanno un database di persone, di clienti o quant'altro, di osservazioni tali per cui non questionano, ah sì, ho visto una ricerca, allora si fa così. Aspetta che pubblichiamo un video dicendo che allora si fa così. Ma se hai, nel mio caso, 20 anni di esperienza, lo vedi che rendere un pochino, cioè allentare le tensioni dei muscoli per la maggior parte delle persone è benefico. Poi non sarà l'unica cosa da fare per l'amor del cielo, ma dire che vada abbandonato perché uno studio ha detto che lascia decisamente il tempo che trova per essere gentili. Ok, allora per questo video è tutto. Se ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali, guarda i miei contenuti per i professionisti, trovi tutto nei link che sono nella descrizione del video. Ci vediamo alla prossima.